Milano-Sanremo 2022, la classicissima, una gara leggendaria, così come è leggendario il luogo di partenza quest'anno, il velodromo Vigorelli, grande omaggio alla storia della pista italiana. Quest'anno il percorso misura 293 km, lo conosciamo benissimo, la prima parte della pianura lombarda, il passo del Turchino e poi a memoria Capomele, Capocervo, Capoberta, Cipressa Poggio. Sull'arrivo tradizionale di Via Roma non ci sarà il campione uscente Jasper Stuyven, così come Julian Alaphilippe, Sonny Colbrelli, tanti protagonisti vittime di malanni fisici vari. In fuga sono in otto dal chilometro 1, Gidic e Zakharov per la Stana, Tonelli per la Bardiani CSF, Tagliani e Zurita per Dronoper, Rivi Seviglia per Eurocometa e Filippo Conca della Lotto Sudal. Prenderanno al massimo 7 minuti. Nel frattempo ci sono delle cadute in fondo al gruppo, coinvolti 6-7 corridori. Davanti le operazioni le comanda la Jumbo Visma con Jos van Ebden, che ha coperto praticamente tutte le prime 4 ore di gara, aiutato poi da Jacopo Mosca e dalla Bahrain. Altra caduta qua coinvolge Michel Honoré, un po' il manifesto della sfortuna Quickstep in questa prima parte di stagione. Eccoci su Capoberta, il ritmo è altissimo, il primo a staccarsi, grandissima sorpresa, è Tom Pidcock, che si presenta veramente con una brutta condizione a questa Sanremo dopo aver fatto bene l'anno scorso. Davanti Filippo Conca, intanto colto ai crampi stoicamente, però arriverà fino alla fine, arriverà al traguardo di Via Roma. Grandi applausi per dei grandissimi fughisti oggi, mentre Peter Sagan, sfortunatissimo, problema al cambio subito prima della cipressa per lui, deve chiamare l'ammiraglia, gli succede proprio mentre davanti Jumbo Visma e Bahrain stanno spingendo fortissimo, a gara corsa a velocità folli che batte tutti i record questa Sanremo. Si sale sulla cipressa, Sagan cerca di salmonare il gruppo da dietro, ma sarà un'impresa vana per lui, perché davanti c'è Jan Polans che riceve ordini da Pogacar di tenere altissimo questo ritmo, e i frutti non tarderanno ad arrivare. Si stacca subito Fabio Jakobsen, il velocista più pericoloso di tutti. Davanti invece le facce di Davide Formolo, con una cipressa veramente clamorosa sia in salita sia poi in discesa, il gruppo è spezzato in mille parti. Davanti rimangono solo una trentina prima ancora che si arrivi ai piedi del Poggio, una situazione alla quale non eravamo molto abituati. Grandissima prova di Tonelli e Rivi, che non verranno ripresi veramente fino all'ultimo. Formolo disegna e curve in discesa e poi ancora prima del Poggio, un Formolo veramente formato, monumentale, in servizio di Tadej Pogacar. I due vengono ripresi sulle prime curve del Poggio, c'è Christophe Laporte che si porta dietro Wout van Aert, esaurisce il suo lavoro Formolo e stavolta è Diego Ulissi a trainare un Tadej Pogacar pronto all'esplosione nucleare, ed eccolo qua, subito gli va dietro van Aert, dietro si forma subito un buco, c'è Roglic come primo del gruppetto, ma il primo attacco, il primo paio d'attacchi di Pogacar sul Poggio non andranno a buon fine, c'è ancora un sacco di gente dietro di lui, fino a quando Soren Kragh-Andersen l'ha stoccata, ancora una volta Poggi salta sulla ruota, e questa invece è quella buona, gli vanno dietro in coppia i due Van Aert e Mathieu van der Poel alla prima gara in stagione, pazzesco, potrebbero andare via loro quattro, adesso sono loro a scollinare sul Poggio, ad approcciare per primi la discesa, ma subito dietro c'è Matej Moric che inizia a pennellare giù per la discesa, li sorpassa tutti in pompa magna, inizia a prendersi dei rischi pazzeschi Matej Moric, il terzo sloveno della Bahrain Victorious. L'attacco in discesa, qua rischia tantissimo, veramente con un numero da circo, pazzesco Moric, pazzesco su queste curve, fa un capolavoro, se ne va da tutti quanti giù in mezzo ai verdi campi coltivati del Poggio, rischia ancora di andare contro i muretti, ma non gli interessa perché sta andando a prendersi la vittoria più importante della sua carriera, ultimo chilometro, dietro si guardano, lui ancora super aggressivo e qua per un attimo perde la catena, si rischia un patacrack incredibile, ma era solo un attimo. Può involarsi Matej Moric verso la conquista della sua prima classica monumento. È sempre stato un corridore da grandi corse, molto lunghe, molto dure. E questo è il suo più grande successo. Fa vedere la maglietta della Bahrain Victorious, che vince anche questa monumento, la prima del 2022, dopo aver vinto l'ultima del 2021 con Sonny Colbrelli, indica la bicicletta. Lo dirà nell'intervista finale. Questa bicicletta è stata preparata
preparata speciale in inverno per affrontare questa discesa del Poggio ed andarsene dopo aver tenuto contro i migliori è il capolavoro di Matej Moric, che aveva studiato tutto. Si dispera dietro di lui Anthony Turgis, che era riuscito a scappare al gruppetto nel finale. Vince la volata dei battuti Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar solo quinto, Wout van Aert è deluso ottavo. È la festa dello sloveno che non ti aspetti, Matej Moric, già vincitore di una tappa alla Vuelta, due al Tour de France nel 2021 e una al Giro Italia, due volte campione nazionale sloveno. È la sua grande giornata, finale pazzesco come sempre qui a Sanremo, quest'anno vinta con un attacco in discesa che fa saltare il banco. Non esiste in tutto il ciclismo un finale più thrilling e più bello di questo. Noi ci vediamo ai prossimi video, agli highlights del Giro di Catalogna.